Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In prima commissione il rendiconto 2018 dell'Assemblea Legislativa e quello generale dell'amministrazione regionale. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. La prima commissione di Palazzo Cesaroni, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato a maggioranza il rendiconto 2018 dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2018. Il rendiconto dell'Assemblea Legislativa rispetta gli obiettivi di finanza pubblica grazie ad una gestione del bilancio caratterizzata dal principio di prudenza e di responsabilità. Le entrate accertate ammontano a 23.492.000 euro. Di questi 19 milioni derivano da trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche. Anche per il 2018 è stato confermato il generale contenimento delle spese per il funzionamento, che riguardano principalmente servizi istituzionali inerenti al lavoro dell'Assemblea. Le spese impegnate ammontano a 22.431.000 euro, di cui oltre 4 milioni per partite di giro e oltre 18 per spese correnti e in conto capitale. Il rendiconto della Regione Umbria per il 2018 è stato segnato dalle misure di contenimento della spesa pubblica, con ulteriori tagli alle risorse regionali che per l'Umbria valgono un contributo alla manovra di 45 milioni di euro. Il Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto, costringendo la Regione ad integrarlo con 5 milioni. Ciò nonostante, l'Umbria è riuscita a garantire il rispetto dei vincoli grazie all'opera di razionalizzazione e contenimento della spesa. Non ci sono state anticipazioni di cassa, il bilancio della sanità è in equilibrio, è stato rispettato il pareggio di bilancio, si riscontra un elevato grado di capacità di incasso delle entrate e di contrasto dell'evasione fiscale. I tempi di pagamento per acquisto di beni e servizi sono stati rispettati ed è migliorata la gestione finanziaria. Gli accantonamenti hanno raggiunto i 118 milioni. Inoltre viene confermato il rating di lungo termine della Regione Umbria e sottolineata la buona gestione e trasparenza del bilancio, la spesa sanitaria sotto controllo, il basso livello di indebitamento, lo stretto controllo sui costi amministrativi dell'ente. L'Umbria si è confermata nel 2018 tra le regioni benchmark in sanità, settore a cui viene destinato il 71% del bilancio, che ammonta complessivamente a 3 miliardi di euro. Due rendiconti particolarmente importanti anche per il momento che la regione sta vivendo, rendiconti che vengono entrambi in commissione dopo l'udienza di parifica che è avvenuta ieri da parte della Corte dei Conti, udienza di parifica che è stata la conclusione di un periodo anche di concertazione tra uffici della regione e Presidente della Regione facente funzioni Paparelli, nel quale siamo riusciti ad evidenziare conti in ordine, un bilancio solido, sia per quanto riguarda le tematiche più importanti, quali quelle della sanità, quali quelle dei trasporti. Alcune criticità sono state sollevate, sono state apportate le controdeduzioni che la Regione ha ritenuto necessario apportare, quindi si è arrivati al giudizio di parifica, che è un giudizio importante, che non è scontato. È un giudizio che comunque dà la dimostrazione come nell'anno 2018 la Regione Umbria è riuscita a far sì che il proprio bilancio fosse messo a disposizione per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda le risorse, come sempre per la comunità. Per quanto riguarda l'Assemblea, particolari criticità non ve ne sono, ovvero ce n'è una che è l'accantonamento di 515 mila euro a fondo rischi legali, che poi in realtà proprio pochi giorni fa ha dimostrato il fatto che è appunto insufficiente, poiché quella causa l'abbiamo persa, e anche male direi, perché il giornale riportava circa 1 milione di euro e qui si parlava di 700 mila euro. Sto cercando di fare degli approfondimenti anche in questo caso per capire se ci sono eventuali responsabilità. Per quanto invece riguarda il bilancio della Regione, le criticità sono tante, continuano ad essere quelle degli anni precedenti, mi sembra sempre di risentire le stesse parole anno dopo anno dalla Corte dei Conti, quindi evidentemente ciò che dice, che solleva la Corte dei Conti non viene tenuta in apposita considerazione da parte della Giunta.
Parliamo di sforamento della spesa farmaceutica, addirittura superiore rispetto alla media nazionale, parliamo delle posizioni organizzative, parliamo dell'eccessiva spesa per gli uffici di supporto agli organi politici, delle posizioni organizzative che sono eccessive rispetto al totale dei dipendenti. Insomma, molti sono gli elementi da attenzionare, ne parlerò attentamente nell'ambito della relazione di minoranza che si terrà in sede di discussione del rendiconto. Abbiamo incontrato il difensore civico Marcello Pecorari per fare il punto sulla sua attività. Vediamo. Il difensore civico regionale tutela i diritti e gli interessi dei cittadini per una pubblica amministrazione imparziale, trasparente, efficiente. Per segnalare inefficienze e ritardi dell'amministrazione regionale su sanità, servizi sociali, disabilità, trasporti regionali, fondi europei e comunque su tutte le materie di competenza regionale, puoi rivolgerti al difensore civico. Telefono 075 576 3215 oppure scrivendo a difensorecivico@alumbria.it. Diamo il benvenuto a TeleCRU all'avvocato Marcello Pecorari, il difensore civico regionale. Buongiorno a tutti. La figura del difensore civico mancava in Umbria, come lei ha sottolineato già in una conferenza stampa dello scorso mese di giugno, dal 1996, nuovamente poi istituita dal febbraio di quest'anno. Il fatto che se ne sentiva l'esigenza è anche sottolineato dalle numerose istanze che almeno sembra stiano arrivando al suo ufficio. Sì, effettivamente dal momento dell'istituzione e dalla presa in carico del servizio, che è stato poco dopo la proclamazione dell'elezione, vi è stato un afflusso costante e in aumento, se vogliamo, di persone che si rivolgono all'ufficio del difensore civico. Non solo persone, ma anche associazioni di volontariato e comunque soggetti che si occupano di questioni sociali come preminenza della loro attività. Possiamo dire che ad oggi continuiamo a ricevere molte richieste, molte segnalazioni, anche richieste di informazioni nelle materie di competenza regionale e non solo. Da rilevare che spesso accade che le persone che si rivolgono al difensore civico costituiscono quello che si può definire un'utenza debole, quindi malati, persone con handicap, soggetti portatori di disabilità e altre problematiche relative più alla situazione fisica che non solo a quella economica. Cerchiamo ovviamente, insieme all'ufficio che rappresento, di dare risposte a tutti quanti e indirizzare verso quelle che possono essere le strade più importanti per la soluzione dei loro problemi. Sì, prego. Faccio presente ovviamente che il difensore civico, salve rare materie, non ha poteri impositivi nei confronti degli altri organi, però in base al principio della moral suasion, cioè della possibilità di indurre i soggetti con cui si interloquisce a trovare la soluzione più consona ai problemi delle persone, spesso si ottengono risultati positivi. Un'altra percentuale della, diciamo, tipologia, no, delle istanze che le arrivano riguarda la sanità, anche come diceva poc'anzi, in particolar modo sembra le liste di attesa. È così. Faccio presente che l'articolo 2 della legge Bianchi-Gelli ha previsto che il difensore civico possa essere anche garante dei diritti del malato, per cui nell'ambito sanitario ed assistenziale il difensore civico ha competenze specifiche e anche poteri, in questo caso maggiori, che non negli altri casi. Ovviamente la questione delle liste d'attesa è molto sentita, ne abbiamo già parlato con l'assessore alla sanità per cercare di trovare una soluzione che possa coinvolgere anche il ruolo del difensore civico, e comunque ci siamo attivati come ufficio con le varie ASL regionali per cercare di sapere qual è la situazione in ogni singola ASL e trovare poi la soluzione più congeniale. Faccio presente poi che, come ho già detto prima, moltissime segnalazioni riguardano l'ambito sanitario e a volte sono anche particolari nella loro
drammaticità, se vogliamo. È per esempio il caso di una persona diversamente abile che addirittura natura voluto abbia un tumore raro al cervello. La cosa è già drammatica di per sé e si scontra con l'ulteriore drammaticità di non essere prevista come codice per poter accedere ai benefici previsti per i soggetti che hanno gravissime disabilità collegate a malattie rare. Il concetto del riconoscimento, no, della funzione del garante per il diritto alla salute, lei l'ha sottolineato anche in un convegno della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative. Ecco, cosa è emerso da questo incontro e soprattutto com'è la situazione nelle altre regioni? Beh, nelle altre regioni sono qualche decina d'anni più avanti di noi, ma noi siamo intenzionati a recuperare in poco tempo il distacco che abbiamo nei loro confronti e già lo stiamo facendo. In molte regioni il difensore è stato inquadrato anche come garante dei diritti del malato o addirittura è stata nominata la figura di garante del diritto del malato e non quella del difensore civico. In tutta Italia si sta però portando avanti, attraverso anche quella che è l'Assemblea Nazionale dei Difensori Civici, un progetto di legge che possa definire e inquadrare le funzioni specifiche e le competenze del garante dei diritti del malato. Per quanto mi riguarda, comunque svolgerò questa funzione nel migliore dei modi fin da ora, per cui il mio ufficio intende dare la massima attenzione proprio ai malati, agli svantaggiati, ai portatori di handicap. Allora, chiudiamo ricordando le caratteristiche del difensore civico, che sono l'imparzialità, il non essere soggetto ad alcuna forma di controllo, la gratuità dei servizi offerti ai cittadini, la semplicità nel rivolgersi ad esso. Ecco, cosa deve fare un cittadino per rivolgersi a lei? Lo diciamo nei nostri video, certo, nei nostri spot, però ecco, vogliamo ripeterlo. Ma lo ricordiamo a tutti quanti i cittadini umbri, al difensore civico ci si può rivolgere anche semplicemente facendo il numero di telefono che compare nel nostro sito internet, risponderà la persona addetta alla segreteria del difensore civico, che ringrazio fin da ora per l'enormità del lavoro che sta svolgendo, la dottoressa Patrizia Calabresi. Dopodiché c'è la possibilità di fare istanze scritte al difensore civico, e lo consiglio soprattutto in tema di accesso agli atti, questa modalità, oppure ci si può rivolgersi sempre tramite il sito internet e quindi la casella di posta elettronica dedicata. Bene, grazie avvocato Marcello Pecorari, difensore civico dell'Umbria, difensore civico regionale. Avremo occasione tra qualche settimana di fare nuovamente il punto per capire la tipologia delle istanze che le arrivano giornalmente, che ci risulta essere abbastanza, insomma, e di varia natura. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Il difensore civico regionale tutela i diritti e gli interessi dei cittadini per una pubblica amministrazione imparziale, trasparente, efficiente. Per segnalare inefficienze e ritardi dell'amministrazione regionale su sanità, servizi sociali, disabilità, trasporti regionali, fondi europei e comunque su tutte le materie di competenza regionale, puoi rivolgerti al difensore civico. Telefono 075 576 3215 oppure scrivendo a difensorecivico@alumbria.it. È tutto per questa edizione, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci.